Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui perché andremo a parlare di cosa sta succedendo in Arabia in queste ultime settimane. Ma prima di iniziare, ovviamente, vi chiedo di lasciare un like e un'iscrizione. Allora ragazzi, come di sicuro avrete letto, in questi giorni l'Arabia sta comprando molti calciatori. Dal recente acquisto di Benzema a Kanté e adesso anche a Ruben Neves. Allora, ragazzi, partiamo dal presupposto che comunque, oltre a questi giocatori, l'Arabia punta a comprarne molti altri, come per esempio Ziyech, Mendy, anche Koulibaly, si pensa che probabilmente andrà in Arabia per 30 milioni in 3 anni, quindi probabilmente non andrà al Chelsea come contropartita per prendere o Barella o Onana. Mentre altri giocatori hanno rifiutato, per esempio magari anche altri giocatori che possono avere ancora diversi anni in Europa e una carriera davanti, ovviamente hanno rifiutato, per esempio Lukaku e comunque anche altri. Però ragazzi, sinceramente il calcio non è tutto sto splendore con l'Arabia che compra tutti. Poi per carità sta un po' succedendo quello che sta succedendo qualche anno fa, ovvero come la Cina e come qualche anno ancora prima l'America, ovvero i giocatori vanno là a prendere un sacco di soldi, però poi per esempio in Cina è fallito, l'Arabia Saudita, non lo so, spero che fallisca perché sinceramente il calcio sta diventando abbastanza brutto, perché comunque non si paga neanche più il cartellino di questi giocatori, cioè comunque una squadra viene tolto un giocatore importante come può essere Ruben Neves per il Wolverhampton, o Kanté per il Chelsea, che poi per carità Kanté era da 2 anni più o meno che non giocava proprio come era il Kanté di una volta, però Kanté comunque era un buon giocatore, comunque a 32 anni, non è vecchissimo. Come anche Ruben Neves che ne ha 25-26, mi pare. Quindi comunque un conto è giocatori come Benzema, Ronaldo, quelli che ormai in Europa non possono più dar niente, e quindi vanno a farsi gli ultimi anni là per prendere un sacco di soldi. Infatti prendono 200 milioni, 200 milioni. Poi, oh, per carità, anche quelli come Ruben Neves e Kanté non è che prendono pochi soldi. Ruben Neves una cinquantina di milioni per 3 anni, non è mica poco, eh. Però comunque, sinceramente, il problema qual è? Che stanno proprio rovinando il calcio. C'è un po' come se c'è il giocatore, anche un qualsiasi, perché comunque loro puntano, secondo me, a fare che prendono dei campioni che ormai si stanno ritirando, per esempio il Benzema di turno, il Ronaldo di turno e questi giocatori qua. E poi provano a convincere altri giocatori ad andare a giocare da loro, perché comunque questi giocatori, io mi metto nei panni di un giocatore, ti danno un sacco di soldi, in più magari ti chiama l'Al-Nassr a giocare con Cristiano Ronaldo. Cioè comunque vai a giocare con un giocatore molto importante come anche Benzema e via così, come poteva anche essere Messi all'Hilal che però ha rifiutato e invece ha scelto l'Inter Miami. Quindi comunque loro fanno un ragionamento, ovvero prima portiamo i vecchi con i soldi e poi sempre con i soldi, sperando che i vecchi continuino ancora per qualche anno, portiamo i giovani. Logicamente non è un ragionamento sbagliato, però sinceramente dopo un po' davvero il campionato arabo rischia di diventare un top mondiale. Ovviamente da qui a un sacco di anni dovrebbe, se continuano così. Se non continuano, è logico che non lo diventerà. Però guardiamo già solo tra 2 o 3 anni, quando anche magari uno come Lewandowski andrà a giocare là. Quindi comunque man mano ci sono sempre giocatori che invecchiano e che magari vanno a far carriera là. Anche un giocatore come per esempio Manuel Neuer, che combinazione magari lui finisce al Bayern Monaco per amore tutto, però anche lui potrebbe benissimo andarci, come stanno chiamando anche altri trentenni o oltre, come per esempio Ziyech, Mendy, giocatori che comunque quest'anno combinazione non è il loro periodo maggiore di forma, ma l'anno in cui il Chelsea ha vinto la Champions, è logico che dispiace poi mandarli subito in Arabia. Quindi comunque sono giocatori validi che possono ancora dare molto. Non quanto hanno già dato, ma possono ancora dare. Infatti, alcuni giocatori, comunque, come ho già detto prima, hanno rifiutato. Allora, direi che
Il video finisce qui. Se volete altri contenuti calcistici del genere, vi chiedo di lasciare un like e di iscrivervi al canale. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!